zero morti è tutto, è chiaro che tutti ci auguriamo si possa arrivare, ma tra lo zero e limitare il numero dei morti già c'è molto da fare. La cosa che da un lato ci fa rincrescere, ci rincresce, dall'altro ci deve far riflettere, è che ci sono esempi virtuosi e si possono fare delle cose. Ora non è il caso di tornare a vantarsi ancora dei cantieri di Expo, ma anche in M4 dopo un incidente mortale abbiamo applicato normative diverse. Cosa si può fare concretamente? Bisogna controllare meglio i subappalti, bisogna dare premialità nelle gare a chi garantisce sicurezza, bisogna lavorare sulle whitelist, bisogna misurare poi i pagamenti come vengono fatti. Facciamo queste cose e poi io credo, e il sindacato ha ragione, che quando le aziende si comportano in maniera palesemente violatoria della legge devono pagarne le conseguenze. Quindi l'anno è cominciato tragicamente come si è concluso l'anno scorso, non abbiamo nessun motivo per poter essere tranquilli, è una priorità, lavoriamoci. Io posso dire che come il Comune di Milano saremmo più che felici se attraverso un'attività fatta da tutti quei sindacati ci fosse permesso nelle gare di creare una vera premialità per chi garantisce sicurezza. Certamente il tema del lavoro nero è il punto fondamentale, però non per buttare sempre la croce addosso ai subappalti, ma non è che i subappalti siano illegittimi, anzi in molti casi sono assolutamente indispensabili, il problema è che vanno controllati. Ecco, a volte più che la sensazione, la certezza è che via via che si va verso aziende lontane da quelle con cui nel nostro caso per esempio la pubblica amministrazione interloquito, e meno si ha garanzia del rispetto delle regole.